ultimi 10 minuti in arrivo qui al Palacastro, ma saranno quelli decisivi per assegnare questa sfida tra Leto Milum Giulianova e la Dipinto Panifici Bisceglie. 54-51. L'avversario non ci è riuscito, però, e in questa circostanza Pucci palleggia, arresto, tiro molto lungo ed errore, possibilità di correre per Giulianova. Banchi vuole Ricci, vuole prendere lui il tiro indisturbato ed arriva la tripla di Alessandro Banchi con i suoi under. E che under! Giulianova torna davanti. Trova Banchi, frutta il blocco di Tomasello che poi una borragine centrale riceve, non prende il tiro, torna da Alessandro Banchi che quasi perde il pallone, riesce in qualche modo a mantenerlo, prende un tiro impossibile! Che cosa ha segnato Banchi? Cari amici, eccoci insieme come ogni settimana, grazie, lo dico subito, per il materiale che mi state mandando, per le vostre iscrizioni alla newsletter. Vi invito a visitare il sito www.massimocaputi.it, la mail la conoscete, massimocaputi@dmtc.it, insomma sapete tutto, continuate a farlo. Questa settimana prendiamo in esame una telecronaca di basket, Serie B, Giulianova Bisceglie, Stefano Blois, a quale faccio subito i complimenti perché mi è piaciuto, mi ha trasportato, mi ha catturato nel racconto con la giusta enfasi, la carica e anche in linea con quello che stavo vedendo. Il basket sa essere anche molto veloce, lui con proprietà di linguaggio ha accompagnato la telecronaca. Vi dico però una cosa a cui deve fare attenzione, a non far diventare alcuni momenti della sua telecronaca, farli finire sempre alla stessa maniera, come se fosse una cantilena. Se lui si riascolta, vedrà che quello che gli sto dicendo gli tornerà utile. Però nel caso di Stefano, veramente c'è il giusto mix tra la telecronaca, quindi quello che sto vedendo, ma anche il saperla far vivere nel modo e nei tempi giusti. Quindi nel caso di Stefano continua così e attenzione ai finali e a questa cantilena. Grazie come sempre della vostra attenzione e mandatevi il vostro materiale. Alla prossima.